È un derby sentitissimo, una gara che nessuna delle due vuole perdere e Clanese e Grotta saranno una di fronte all'altra per una partita che forse conterà di più per i ragazzi di Martino in corsa per campionato ed un miglior piazzamento playoff che per i giallorossi che con 27 punti sono nel limbo del centro classifica. All'andata al Romano la spuntarono 4-3 Ruggero e compagni. Sarà una partita particolare perché si sfideranno i due attacchi più prolifici. 50 gol per le Clanese e 48 per i ragazzi di Negri, 98 gol in due. Entrambe in termini di segnature hanno fatto meglio della capolista Virtus. La vittoria più ampia in casa per le Clanese è stata il 4-0 contro il San Martino di Gaeto, per il Grotta invece il 4-2 sul campo dell'FC Avellino. Per quanto riguarda i successi esterni, 13 i giocatori delle Clanese andati in gol, miglior marcatore 40, autore di 8 centri, alle sue spalle Capitan Ruggiero con 7. 11 elementi diversi in rete per il Grotta, migliore marcatore Bolzone con 10 gol. Una sfida in cui le probabilità che si chiuda sullo 0-0 sono praticamente ridotte al lumicino.